entrata in azienda circa un anno fa, con l'intenzione di comunque dare una svolta al preconcetto che la grappa è solamente, meramente un digestivo fine pasto consumato prevalentemente da un pubblico, diciamo, adulto. L'obiettivo che ci siamo posti è stato quindi quello di sdoganare questo preconcetto e ideando una, dando, diciamo, una ventata d'aria nuova alla nostra linea principale, la linea Bertagnolli, che si compone di specialmente una linea monovarietale. E decidendo di quindi orientarci verso un pubblico, la generazione dei trentenni, per dare anche a loro modo di assaporare comunque le peculiarità e i tratti distintivi dell'unico distillato made in Italy, molto spesso sottovalutato o relegato appunto al fine pasto. Un amore così grande. Assolutamente collaborazione. Ho trovato da parte di mia madre Lidia Bertagnolli e di suo cugino Beppe, che sono appunto i rappresentanti della quarta generazione, assolutamente una spinta decisiva da parte loro e la possibilità quindi di consentirmi di operare in questo senso. I nostri punti di forza sono sicuramente la tradizione e le forti competenze, dal momento che comunque siamo distillatori dal 1870, quindi 144 anni di storia molto importante. Un altro elemento imprescindibile è la qualità delle materie prime, perché infatti noi distilliamo esclusivamente vinacce Trentino DOC. Inoltre quindi un forte radicamento al territorio, e quello che mancava era appunto una veste grafica nuova, molto più fresca, più contemporanea, più brillante, più chiara, e da lì, diciamo, da questa esigenza le radici del progetto che abbiamo iniziato a intraprendere. Un amore così grande. La produzione di Bertagnolli è molto ampia. Il prodotto principale è la grappa, e abbiamo ovviamente dei plurivitigni come la linea monovarietale, poi abbiamo le grandi invecchiate, poi abbiamo le grappe alle erbe, i liquori, i distillati di frutta, quindi veramente un ampissimo spettro di prodotti. Quello a cui sono più legata è senza dubbio la linea monovarietale, proprio reduce da questo restyling. E elemento importantissimo, ci siamo convertiti dal vetro scuro al vetro chiaro, proprio per dare la possibilità al nostro consumatore di percepire la limpidezza, la purezza, la trasparenza, la fragranza dei nostri prodotti. E proprio per questo abbiamo scelto anche di declinare ciascun vitigno Trentino DOC in un colore diverso, e in più anche aggiungendo un aggettivo descrittivo, proprio per condurre il nostro consumatore ad un bere consapevole. Un grande lavoro è stato fatto anche tra l'altro sulle retroetichette, che diventano una sorta di mini scheda tecnica, in modo da proprio educare il nostro pubblico e rendere i giovani, i miei coetanei, capaci di assaporare un prodotto, però ascoltando proprio quelle che sono i tratti distintivi e le peculiarità di questi. Dunque, la linea dei monovarietali si compone nel nostro caso in 7 prodotti che sono dei monovitigni, quindi noi selezioniamo nel territorio le vinacce provenienti da vitigni autoctoni e non autoctoni, però sempre relativi al nostro territorio, e distilliamo proprio quella specifica tipologia di vinaccia. Ad esempio abbiamo la grappa di Teroldego, la grappa di Moscato Giallo, che è molto aromatica, la grappa di Chardonnay, che è molto intensa, la grappa di Muller, che invece è secca, Gewürztraminer, che è allo stesso tempo molto fine ed elegante, e così via. E in particolare ciascun tipo di vinaccia proviene da vitigno trentino, quindi diciamo delimitato in una specifica zona del Trentino, come le colline avisiane, il Castel Toblino, piuttosto che la piana rotaliana per il Teroldego, che è l'uva principe del Trentino, e così via. C'è il cuore che batte. Assolutamente il mondo è molto maschile,
e devo dire che è una delle prime volte che mi vedo presente sul palcoscenico, tra virgolette, perché io come tipologia di persona sono più propensa a lavorare dietro le quinte, perché mi piace comunque molto lo studio grafico e tutti gli aspetti che sono relativi a questo tipo di attività. Sicuramente quindi questo, il Vinitaly di quest'anno, è la prima volta che i miei colleghi mi vedono, diciamo, sul campo di battaglia. Quindi, a dire la verità, non ho idea ancora di quello che loro pensino, ma penso che comunque, oltre al fatto di essere una ragazza, penso che possano valutare la determinazione e il, diciamo, lo spirito, le intenzioni e i progetti che potremo sicuramente condividere. Mi piacerebbe raccontarvi che sono riuscita ad aumentare esponenzialmente la nostra presenza sui mercati internazionali. La grappa purtroppo è ancora un distillato che all'estero non viene considerato, perché comunque esistono molti altri distillati relativi a ciascun paese, quindi ci sono queste barriere molto alte all'ingresso. Cercheremo in tutti i modi di riuscire a bypassare questo enorme ostacolo che oggi definisce i nostri confini comunque non in maniera consona, e quindi se ci rincontreremo appunto tra 10 anni mi augurerei di riuscire a dirti che sono riuscita ad abbattere questo grande ostacolo.